Lo sceneggiato L'isola del tesoro arrivava dopo qualche anno rispetto a Delitto e Castigo di Dostoevskij e anticipava alcune importanti produzioni come Le stelle stanno a guardare sul tema della tragedia dei minatori, Mastro Don Gesualdo di Verga sulla condizione della popolazione siciliana e via via poi troviamo anche Sandokan, eccetera. Erano programmi che non solo facevano svagare il pubblico, ma in qualche modo univano la nazione in uno stesso linguaggio e con valori condivisi. Oggi non si chiamano più sceneggiati, ma sono fiction. Però programmi quali La Piovra, quali Il Giovane Papa, quali appunto Montalbano, sono anche questi temi che in qualche modo unificano la nazione. Sembrerebbero svago, perché in realtà la fiction ha dei ritmi diversi, però in realtà hanno un contenuto forte, pedagogico e in un momento in cui si parla di servizio pubblico, di come in una società globalizzata la RAI debba avere questa missione di servizio pubblico, ecco, noi crediamo che dallo sceneggiato alla fiction, con queste produzioni di qualità, la RAI riesca a fare quello che dovrebbe.